Buongiorno a tutti, io sono Anna Laura Saso, sono responsabile del settore servizio all'utenza della Biblioteca Ispra e appunto oggi mi trovo qui in particolar modo a presentare questo progetto che è un po' particolare, ecco, in connessione con questo discorso della mobilità sostenibile con Giovanna. Effettivamente abbiamo trovato questo punto di connessione. Di solito la biblioteca, come chi la frequenta abitualmente sa, di solito gestisce una collezione di volumi stabili che quindi vanno in prestito e ritornano. In questo caso questa è una fetta diversa che si occupa sia di una tipologia di testi diversi, perché non sono quelli istituzionali, di scienze ambientali, geologia, di cui normalmente la biblioteca Ispra si occupa, ma sono invece testi di narrativa, di interesse vario, di sport, di hobby, di tutto quello che il dipendente in senso lato legge al di fuori dei suoi incarichi istituzionali, e quindi in questo caso si rivolge o agli stessi utenti della biblioteca, ma anche ad altri che magari usualmente non fruiscono della biblioteca perché non sono magari impegnati nella ricerca, ma sono anche, non so, personale amministrativo, personale impegnato in altro tipo di incarichi. E quindi, insomma, diciamo, è un servizio aggiuntivo che vogliamo offrire. Diamo la possibilità di far circolare all'interno dei dipendenti questi testi. Per quanto riguarda, per aprire, scusa Gianna, perfetto, ok. Allora, che cosa è il Book Crossing? Forse, come molti di voi magari già saprete, è un'iniziativa internazionale, è nata nel 2001 negli Stati Uniti ed è la pratica, the practice of leaving a book in a public place to be picked up and read by others who then do likewise. Cioè la pratica di lasciare in un posto pubblico un libro che poi verrà preso da altri e altri lettori che poi faranno altrettanto. Cioè, di solito non so se vi è capitato di vederlo nei parchi, nei luoghi, nelle stazioni. Adesso ci sono vari punti di pubblico scambio di testi. Questa è un'idea che è nata appunto in America, ha preso piede in vari paesi a livello di tutto il mondo, e si basa su una pratica piuttosto semplice. Cioè ciascuno dà a disposizione dei testi e ne prende altri. In particolar modo a livello di mobilità sostenibile, perché appunto ci ricolleghiamo al discorso della condivisione, della cultura della sostenibilità e della condivisione, in questi giorni della Settimana Europea della Mobilità vi segnaliamo che anche l'ATAC sta facendo attività del genere di book crossing, e come anche a giugno aveva fatto con grande successo il discorso delle pagine viaggianti, per cui non so se vi è capitato, anche prendendo mezzi pubblici, di trovare queste iniziative, che sono iniziative di condivisione di testi tra lettori. In particolare, in realtà può sembrare strano che la biblioteca si faccia promotrice di un'attività del genere, ma rientra in un discorso più ampio di promozione della lettura. Sapete che a livello anche internazionale la LIFLA, International Federation Library Association, fa vari manifesti per l'importanza delle biblioteche, della lettura, della promozione, perché comunque sia la lettura a tutti i livelli, sia di livello tecnico-scientifico sia di livello più ampio, ha comunque dei benefici effetti a 360 gradi. Quindi in realtà adesso ho messo alcune, questi sono i poster che conoscerete delle case editrice Fata Track, che sono, in realtà fanno riflettere, associano immagini a slogan carini che possono far riflettere sulla importanza, ma anche sulla piacevolezza della lettura. Per quanto riguarda appunto questa attività di promozione della lettura, la biblioteca da sempre è impegnata in questo ambito e quindi ha sposato questa idea di avallare questo progetto, che è un po' diverso dal solito. Qui oggi abbiamo un ospite d'eccezione, la direttrice della biblioteca Gianni Rodari, che ringraziamo per la presenza, Piera Costantino, quindi che anche lei è molto impegnata in attività di promozione di vario genere, attività sul territorio. E quindi sa bene che è importante nei lettori, negli utenti della biblioteca, che abbiano nella biblioteca un punto di riferimento un po' ampio, anche al di là di quello che si aspettano, no? al di là delle aspettative più specifiche, più usuali. Il Book Crossing, per chi non lo conoscesse, è un'attività, un'iniziativa di libera circolazione di libri. È anche chiamato giralibri, liberalibri, libri liberi, libri in libertà.
sono iniziative quindi che si affidano sul semplice concetto di rilasciare dei libri che vengono poi contraddistinti da un identificativo, questo BCID, quindi sarebbe Book Crossing Identity Number, attraverso cui è possibile seguire il percorso che faranno liberamente nel mondo, potenzialmente, virtualmente nel mondo. Quindi in realtà che cosa succede? Noi abbiamo anche appunto predisposto, oltre il carrello, anche questa scatola nella quale chi lo desidera può mettere a disposizione dei testi che magari ha già letto e dei quali si separa anche volentieri, in quanto diciamo rimarrebbero a casa a prendere polvere e basta, e non li leggerebbe perché comunque sono testi di consumo, magari sono testi romanzi o cose che non desidera necessariamente tenere. Mette a disposizione, noi li registriamo sul sito bookcrossing.com e li mettiamo a disposizione di altri lettori che a loro volta, in uno scambio virtuoso, faranno altrettanto. Per curiosità vi dico che questo social network, che è nato appunto negli Stati Uniti, come vi dicevo, nel 2001, attualmente prevede dunque 1.213.477 book crosser e 10.382.384 libri che viaggiano in 132 paesi, e le nazioni principali, le più attive in questo ambito, sono gli Stati Uniti per il 29%, la Germania al 16%, il Regno Unito al 13%, i Paesi Bassi all'11%, la Finlandia, il Canada, l'Australia, la Francia, il Portogallo e la Spagna. Quindi è una cosa che ha preso parecchio piede, perché è uno scambio, è una condivisione tra lettori appassionati. In particolare la biblioteca ISPRA, appunto, mi dispiace, oggi la dottoressa Morroni era impegnata per un altro impegno, comunque d'accordo col dottor Lacombare ha avallato questa sperimentazione di questo progetto, concedendo la possibilità di mettere un carrello giralibri davanti all'ingresso della biblioteca nell'orario della pausa mensa, e invece sulla navetta, quindi riallacciandoci al discorso della mobilità sostenibile, sulla navetta un altro invece paniere di libri a chilometri zero, per il discorso, come accennava appunto Giovanna, per cui prendere libri o in biblioteca o in libreria che sia, non comporta un'ulteriore emissione di CO2, quindi un altro spostamento, perché nello spostamento casa lavoro il dipendente si può trovare dei testi che poi a casa, nel tempo libero, la sera, nel fine settimana, può leggere e poi restituire, può condividere commenti con altri lettori interessati. Se si registra su questo sito bookcrossing.com. Qualora invece desiderasse solamente rimanere anonimo, può magari inserire sempre l'identificativo che trova sul libro sul sito bookcrossing.com, però rimanendo anonimo. Questa è una libera scelta. Per quanto riguarda, quindi, dal nostro punto di vista della biblioteca, quindi fermi restando i servizi istituzionali che chiaramente la biblioteca continua a offrire, si propone questo servizio aggiuntivo, che vuole essere un modo di incentivare in maniera diversa e complementare la fruizione dei libri e dei servizi bibliotecari in genere. Abbiamo visto in questi pochi giorni, diciamo, di sperimentazione prima di questa giornata di inaugurazione, che la cosa ha incontrato un certo gradimento nei colleghi. Ce ne sono moltissimi che leggono veramente tanto, e quindi sono ben lieti di mettere a disposizione i testi che hanno letto a disposizione di altri colleghi. Si creano anche delle amicizie, delle simpatie, degli scambi di passioni letterarie per alcune cose, per cui insomma è comunque un accrescimento della conoscenza in senso ampio. Per quanto riguarda, quindi, appunto, abbiamo a disposizione questi due, abbiamo messo delle foto esplicative davanti all'ingresso della biblioteca, questo carrello e il paniere di libri a chilometri zero con le foto. Per cui essenzialmente, ecco, chiunque di voi è invitato a prendere parte liberamente, può anche, ecco, può riportare il testo che ha preso, che ha letto in questo punto di Book Crossing, ma per assurdo potrebbe anche decidere di far prendere altri via quei testi che prende. È un circuito libero. Per quanto riguarda, dicevo, l'identificativo, collegandosi al sito bookcrossing.com si trova proprio in maniera molto facile lo spazio, il campo dove inserire il numero. Ecco, trova in maniera molto esplicativa il campo dove inserire. E questo sempre per tornare all'ottica della facilità. Qualsiasi servizio deve essere facilmente accessibile, non deve creare degli impedimenti all'utente, sennò quello passato un certo tempo lo lascia perdere. E questo vale su tutti i livelli di servizio.
Per cui, come dicevo, appunto, può rimanere anonimo, oppure può utilizzare, se ha un account Twitter o Facebook o quello che è, può utilizzare le proprie credenziali. Se desidera invece entrare in connessione con altri lettori, mettere a disposizione dei commenti, eccetera. Per cui, insomma, ecco, abbiamo messo delle frasi che possono essere di ispirazione. La lettura dei buoni libri è una sorta di conversazione con gli spiriti migliori dei secoli passati. E questo, insomma, penso che sia... che sia, insomma, un buon auspicio. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, e vi auguro che sia gradita.